siamo la seconda generazione Zitouni Meriem. Sono fenomeni inarrestabili, divenuti ormai strutturali in un mondo globalizzato dove il 3% della popolazione mondiale è in movimento. L'Italia è al secondo posto dopo il Giappone per necessità di importazioni di lavoratori immigrati. Purtroppo il razzismo ha ripreso piede a causa del fallimento della politica che alimenta l'odio e la paura dello straniero. In balia della strumentalizzazione del sistema mediatico, anche il ministro Cécile Kyenge. Dopo la sua nomina è diventata bersaglio di continui attacchi razzisti e per questo dobbiamo mandare un messaggio di vicinanza e di sostegno. Siamo sempre sotto la minaccia di licenziamento e di espulsione, esposti agli effetti di provvedimenti xenofobi, sia dei governi che delle amministrazioni locali, per una serie di leggi e provvedimenti che violano i diritti degli immigrati. Come il pacchetto di sicurezza prodotto leghista, che rende la condizione di clandestinità un illecito penale e mette in discussione i diritti umani sanciti dalla Costituzione italiana. Una politica basata sulla negazione non solo delle norme, ma anche dei più elementari principi di umanità, che si è spinta a tentare di criminalizzare i pescatori che portano i soccorsi alle persone perdute in mare, così come i medici che curano i cosiddetti clandestini. Tutti indicatori statistici sono concordi nel presentare il futuro dell'Italia come sempre più caratterizzato dall'immigrazione. L'invecchiamento della società italiana ha bisogno dei ragazzi di seconda generazione e dei loro genitori per poter mantenere in equilibrio, ad esempio, il sistema pensionistico, perché senza immigrati il sistema previdenziale salterebbe. Sono all'incirca 7 miliardi all'anno i contributi versati all'INPS a fronte di un ridottissimo numero di persone che vanno in pensione, quindi i lavoratori immigrati pagano le pensioni degli attuali pensionati, in presenza di una legislazione che ancora non garantisce il pieno godimento dei diritti pensionistici per gli stessi lavoratori immigrati. Anche per quanto riguarda la fruizione delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali, l'incidenza di diritti goduti dagli immigrati è contenuta. Secondo una stima della Banca d'Italia, solo per il 2,5% sulle spese per istruzione, pensione, sanità e sostegno al reddito. Nessuno riconosce la mia cittadinanza italiana. L'italiano è la mia lingua madre. Recito benissimo l'inno nazionale, parlo il dialetto perfettamente. Conosco più la storia e la geografia dell'Italia che quella del mio paese, che mi manca tanto. Solo mi è permesso di soggiorno. Mi fa ricordare che sono straniera. Siamo 1 milione di minori italiani col permesso di soggiorno. Sono i figli di immigrati, nati e cresciuti qua. La legge Bossi-Fini ha reso la nostra vita incerta, perché è legata ad un permesso di soggiorno e quest'ultimo è condizionato al lavoro dei genitori, in bilico tra questure, uffici immigrazione e burocrazia della funzione pubblica. Non è accettabile che nel pieno della crisi economica una persona, per il fatto di perdere il lavoro, perda anche il diritto a stare in Italia e diventi colpevole del reato di clandestinità. Mio padre deve lavorare sempre e spaccarsi la schiena non solo per mandarmi a scuola, ma per ricoprire anche le spese e le tasse per rinnovare i nostri documenti, cioè passaporti e permesso di soggiorno. In particolare, dopo l'introduzione dell'incredibile tassa aggiuntiva, che prevede un esborso dagli 80 a 200 euro per la richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno, si tratta di soldi che si vanno ad aggiungere a quanto gli stranieri già pagano per i costi amministrativi delle pratiche del rinnovo del PDS. Una tassa che colpisce in modo discriminatorio le persone in base alla loro nazionalità e non in base al reddito.
Questo provvedimento alimenta in modo subdolo l'idea falsa e sbagliata che gli immigrati, stando in Italia, godono di un privilegio che va ripagato attraverso l'impostazione di una simile tassa. Colgo l'occasione per ringraziare la CGIL e per il sostegno dell'INCA, con il ricorso depositato presso il TAR del Lazio per chiedere l'annullamento di questa tassa ingiusta. Ringrazio di nuovo la CGIL che attraverso lo sportello Immigrazione si è adoperta per dare assistenza agli immigrati e alle loro famiglie gratuitamente, promuovendo la loro integrazione sociale e lavorativa. Il soddisfacimento dei bisogni primari, PDS, carta test italiano, ricongiungimento familiare, questo sportello sta diventando un interlocutore affidabile e attento rispetto ad istituzioni statali e locali, lente e burocratiche, quando del tutto assenti. Chiediamo alla CGIL e all'onorevole Khalid Shawqi e tutta la società civile di vincere la battaglia per la costruzione di una società interculturale, con il diritto al voto amministrativo e con l'attribuzione dello status di cittadino allo straniero nato in Italia, in linea con quanto previsto dalla legislazione degli altri paesi europei. Dobbiamo metterci immediatamente al loro livello. L'Italia non può dirsi un paese democratico sino a quando continuerà a negare la cittadinanza a questi bambini italianissimi. Noi contiamo tanto sullo Ius Solis perché darà la possibilità di essere italiani a oltre 1 milione di ragazzi e ragazze che lo sono di fatto, condividendo con i loro compagni italiani studi, sogni ed obiettivi. Non è più accettabile che il figlio di un immigrato nato qui e che studia con altri italiani non sia né immigrato e né italiano. Lo Ius Solis rappresenterebbe uno straordinario fattore di modernizzazione e crescita sociale indispensabile all'Italia per crescere al passo con la globalizzazione e i suoi effetti. Alla CGIL chiediamo di continuare la battaglia per i diritti di coloro che vivono, lavorano e studiano in Italia, conquistando le condizioni di eguaglianza che devono caratterizzare una società compiutamente democratica. Infine, salutiamo l'elezione del giovane Said come consigliere comunale a Treviso e condanniamo con forza la feroce campagna razzista della Lega Nord contro di lui, iniziata già prima della sua elezione e non ancora cessata, tanto che è in corso l'indagine sul suo tentato omicidio. Viva la CGIL che difende i soggetti più deboli, viva l'immigrato che aderisce alla lotta dei diritti.